e anche chi mi aiuta e mi sta vicino. E questo non viene abbandonato adesso perché c'è di nuovo un'ostilità, stavolta grande. Ci sono state già altre ostilità nel cercare di non farmi gareggiare, di non farmi vincere a Roma, meglio arrivare piazzato. Però qua si andrà fino alla fine. Io, probabilmente qualcuno non vuole che io vada alle Olimpiadi, io ancora ci credo, se non ci riusciremo, perché è il 22 di giugno e la positività è del 1° di gennaio, ma è stata accertata il 13 di maggio, quindi stranamente è passato di nuovo un po' di tempo, quindi i tempi sono abbastanza stretti. Però almeno di quello che è successo con questa prova, questa provetta, io darò il 100% per chiarire. E, come ho già detto, io in questi ultimi 4 anni ho fatto una serie di passi, come sapete, davanti al giudice, ho inguaiato anche qualcuno. Voi adesso dite forse era meglio non farlo. No, io tutto quello che ho fatto in questi 4 anni lo rifarei, perché non si poteva fare da atleta vero le cose in una maniera migliore. Okay. Un'ultima cosa per finire, io so benissimo che un atleta che è già stato trovato positivo, e per qualcuno ha poca credibilità, quindi sono sicuro che per qualcuno le mie parole qua trovano il tempo che trovano, e colpevole o non colpevole, fatte le cose in modo volontario non c'entra niente. Io però voglio solo dirvi che c'è stato Sandro, è tuttora vicino a me, che una vita ha impiegato la sua vita contro il doping, e come anche altre persone, come anche il professor D'Ottavio, come altri professori che in questo progetto ci sono stati di fianco, e io spero che ci pensiate due volte prima di attaccare anche questi. Io, con me, io non, ormai mi sono abituato che quando si vince non hai vinto, ma hai stravinto e sei il migliore del top, quando si perde o quando comunque si sbaglia e uno è il peggio del peggio. Io mi sono anche abituato e mi sono probabilmente anche abituato un po' a questa situazione, quindi non è un problema. Però io spero che con queste persone abbiate, prima di scrivere delle cose forse non tanto vere, la correttezza di pensarci due volte. Ecco, grazie.